Non solo mobili e complementi di arredo, ma anche orientare il cliente nella scelta degli oggetti d'arte per personalizzare ulteriormente l'arredamento della propria abitazione. Una nuova proposta tra i servizi offerti da Maestrelli Arredamenti, che ha avviato una collaborazione con una serie di artisti, allestendo all'interno del proprio showroom le opere da loro create. La prima mostra è stata inaugurata ieri, 25 maggio, dall'artista orceana Maddalena Franguelli, che esporrà fino a domenica 28. Sì, diciamo che noi come attività principale curiamo quello che è il progetto dell'interior design e degli immobili su misura, ristrutturazioni, quindi tutto quello che è il mondo della casa. L'iniziativa che abbiamo portato avanti è quella di non lasciare che il nostro cliente compri un quadro e poi lo appiccichi su un muro e che spesso quando lo fa vedere non ha nessun motivo di essere su quella parete, ma quello di portare all'interno del nostro showroom una serie di artisti, in questo caso la Maddalena, che potesse curare assieme a noi l'arredamento e quindi anche il quadro importante, l'opera d'arte, che non deve essere solo un elemento fine a se stesso, ma deve essere parte completa dell'arredamento. Questa è la prima iniziativa, speriamo che venga apprezzata per andare poi avanti con altre iniziative. Sì, abbiamo altre iniziative che con altri artisti, perché spesso gli artisti sono un po' difficili da coinvolgere. Abbiamo un'altra artista romana che stiamo cercando di coinvolgere, anche perché l'idea è quella di avere un artista che sia abbastanza poliedrico, quindi che abbia la possibilità di avere più opere, più tipologie, non solo un quadro moltiplicato per mille volte. I prossimi eventi saranno comunque a settembre e anche lì sarà una sorpresa, perché se va in porto faremo delle cose abbastanza particolari. Allora, nel nostro negozio principalmente non vogliamo vendere mobili, ma vogliamo curare con il cliente un ambiente casa. La casa deve essere principalmente funzionale e deve essere curata in tutti i suoi particolari, quindi dalla pavimentazione, alla tinteggiatura, agli impianti luce, a dove mettere i faretti, a dove mettere i quadri. I mobili sono uno degli elementi principali, forse più voluminosi, ma spesso sono anche meno importanti, perché l'ambiente più curato è quando abbiamo dei particolari, quindi il quadro, come abbiamo visto prima, il tappeto piuttosto che un oggetto sopra un mobile. Nel nostro negozio il nostro team è in grado di realizzare proprio questo tipo di operazione, quindi non solo mettere il mobile in una stanza vuota, ma costruire un ambiente totale, quindi la possibilità di seguire il cliente cercando di portare la personalità del cliente all'interno della propria casa e non imporre una serie di oggetti magari prestigiosi, magari di designer famosi piuttosto che artisti famosi, ma che messi assieme creano un ambiente che non ha personalità, soprattutto non è nella personalità del nostro cliente. Quindi la nostra continua ricerca, il continuo lavoro è proprio per creare la casa dei sogni del nostro cliente, dalla pavimentazione fino al piatto sul tavolo. E allora, l'esposizione resterà aperta tutti i giorni negli orari di negozio, compreso domenica tutto il giorno, dalle 10 del mattino fino alle 20 di sera. Vi aspettiamo a vedere quello che abbiamo combinato. È nato perché io espongo ad Arte Cremona, Arte Contemporanea, e la Vanessa è entrata, Vanessa è colpita da due dipinti che sono qua esposti, Emporté par la foule e il Bilico, e ha letto un messaggio, probabilmente suo intimo. Da lì abbiamo cominciato a parlare: tu cosa fai, io cosa faccio. Io sono una persona molto eclettica, mi piace spaziare non solo nella pittura ma anche nel tutto quello che è, diciamo, movimento, colore. E parlando con Vanessa si sono presentati e sono andata a trovarli, lei è venuta a trovarmi, e così viene nato questo progetto. Io mi chiamo Maddalena Franguelli, ma da quando sono nata mi chiamano Mada. E è nato il progetto Mada E, lei voleva chiamare Mada E, poi invece abbiamo tolto e è diventato Madè. Un progetto comune con questi signori Maurizio Maestrelli e Vanessa Catellani, che ci porta a interpretare anche gli spazi delle nostre case in maniera più con sentimento, cioè tu puoi partire da un quadro e vederci abbinato un qualsiasi tipo di oggetto e viceversa. Il nostro obiettivo è lavorare insieme,
creare delle cose insieme, esclusive. Ci sono anche queste razzi iraniani che io ho dipinto, che penso abbiate visto precedentemente. E quindi diciamo l'oggettistica in maniera molto artistica e molto creativa e inusuale. Quello che secondo me è importante in questo progetto è fare diciamo degli oggetti, che siano dipinti, che siano qualsiasi tipo di oggetto, lampade o anche tessuti in collaborazione, quindi non è solamente un'arte da appendere al muro ma anche da vivere in casa. La frase che mi è piaciuta di più di oggi di una persona è che entrando mi ha detto: che bello, mi sembra di essere in una casa. Ecco, questa è quella che noi vogliamo che diventi la casa dei sogni praticamente. Dunque Maddalena Franguelli, io ho un sito, c'è la pagina Mada, perché io mi chiamo Mada effettivamente, quindi c'è la mia pagina ufficiale su Facebook, e poi c'è il mio sito da cui si può andare nelle varie gallerie di Flickr, sono presente in web in maniera abbastanza importante, devo dire, quindi mi potete trovare lì e contattare sicuramente, ci sono i miei contatti, la mia mail. Io ho uno studio che starò aprendo brevemente a Orzi Nuovi, espongo anche a Milano, in questo momento no perché ho tante esposizioni da fare, quindi ho preferito concentrarmi sulle esposizioni più attuali, insomma. Buonasera a tutti. Mi chiamo Paolo Feroldi, sono delegato dell'Associazione Italiana di Eslessia Sezione di Cremona, presente sul territorio da oltre 10 anni, e siamo stati invitati questa sera dagli arredamenti Maestrelli, da Maurizio e Vanessa, e per venire incontro comunque alle nostre esigenze come associazione di volontariato. E allo stesso tempo fa molto piacere essere stati individuati dall'artista Maddalena, perché ha offerto parte del ricavato delle opere che ha venduto a favore dell'associazione. Per spiegare che cos'è un disturbo dell'apprendimento, che molte persone ancora oggi pensano che sia un deficit cognitivo oppure una mancanza di voglia di studiare. Purtroppo ci sono ancora molti di questi, sia insegnanti che genitori, che pensano a questo, non supportando in modo corretto i ragazzi e portandoli alcune volte anche all'abbandono. Quindi grazie a loro che ci hanno dato questa grossissima possibilità di poter raccontarci.